Mangia un cotton fioc, mordi una scarpa e mastica la treccia della tua amica. Guarda gli spassosi scherzi commestibili dei tuoi amici nel nostro nuovo video. È così difficile flirtare con una ragazza in un bar. Nulla la colpisce. Non è una conversazione interessante, nemmeno le tue battute. Che noia! E nemmeno i tuoi soldi. Vattene, amico, e portati via i tuoi milioni. Ma questo ragazzo è determinato a vincere. È testardo! Come faccio a liberarmi di lui? Mi serve l'artiglieria pesante. Dov'è la mia tavolozza che mi salva sempre? Pulisci una tavolozza di ombretto vuota. Sciogli il cioccolato bianco e aggiungi del colorante alimentare. Versa il cioccolato in una sac à poche e riempi la tavolozza. Cospargi di brillantini commestibili. Riempi l'intera tavolozza con diversi colori di cioccolato. Adoro bere il caffè e sgranocchiare un lucida labbra. Il rosa è il colore più delizioso. Qual è il tuo preferito? Ha funzionato! Nessuno vuole parlare con una stramboide che mangia il trucco. Tommy sta filmando il suo delizioso vlog. Ciao a tutti, sono io, Tommy, il miglior food blogger di sempre. E il video di oggi si chiama 100 segreti di un uovo fritto. Il segreto è che serve l'olio, quindi il segreto è semplice. Versa l'olio in una padella e rompi un uovo. Ups, è un uovo invisibile. Riproviamo. Rompiamolo. Cos'è questo? Un ibrido. È un enorme tuorlo di gelatina. Un miracolo della natura. Estrai l'interno di un uovo, lasciando il guscio intatto. Aggiungi il colorante alimentare arancione alla gelatina disciolta. Usa una pipetta per versare la gelatina nel guscio. Crea diverse uova in questo modo e mettile in frigorifero per farle indurire. Non appena indurite, capovolgi le uova nel cartone con i fori verso il basso. Tommy, spostati! State guardando il vlog di Ben l'assaggiatore e ora assaggerò l'uovo più insolito. Non male! Sa di gelatina! Lo prendo per i miei follower. Grazie! Psst! Ehi, ciao! Ben, lascia stare la mia treccia! Allora preparati a uno scherzo. Ti taglio la dolce treccia. Zac! Fatto! Versa in una pentola 100 g di zucchero, 70 g di acqua, mezzo cucchiaio di aceto e 15 g di sciroppo di mais. Aggiungi una goccia di colorante alimentare. Mescola e porta a 140 gradi. Versa il caramello in uno stampo rotondo e lascialo finché è caldo, ma non bollente. Togli il caramello caldo dallo stampo. Fai un foro al centro e forma un anello. Tendi l'anello avendo cura di immergere il caramello nell'amido di mais. Torci l'anello. Cospargilo di amido di mais e tiralo di nuovo. Continua ad allungare l'anello fino ad ottenere delle fibre. Fai una treccia con i fili. Oh no, Ben! Cosa hai fatto? La mia amata treccia! L'hai tagliata! Vuoi mangiarla? Ben, sei un mostro peloso! Smettila di masticarmi i capelli! Oh, aspetta! La mia treccia è qui! È un altro scherzo, Benny? Basta così, sono arrabbiata! Tommy è alla ricerca del suo destino. Non è qui! Neanche qui! E questo cos'è? È un bell'accessorio! Voglio dire, lo era! Ups, le mie dita di burro mi hanno deluso di nuovo! Devo sistemare la gemma prima che la mia amica se ne accorga! Come faccio? Dovrò improvvisare! Ho delle caramelle! È una grande idea! Sciogli le caramelle al caramello nel microonde.
e versa il caramello caldo in uno stampo a forma di gemma. Infila un anellino e lascia indurire. Attacca il pendente caramello a una catenella. Metti due gemme di caramello sulla base per orecchini. Ed ecco un set di accessori al caramello. Con solo un piccolo sforzo hai creato un bel ciondolo dolce. Sembra come quello vero. Nessuno si accorgerà che è falso. Ehi, Tommy, che ci fai qui? C'è qualcosa che non va in questo accessorio. Guardiamolo da vicino. Questo è caramello! È delizioso! Tommy! Oh no, una nuova coinquilina si è trasferita nella stanza di capelli rossi. Non voglio che resti qui a lungo, sono abituata a stare da sola. Devo spaventare anche questa compagna di stanza. I miei cotton fioc mi torneranno utili. Togli il cotone dai cotton fioc. Scalda leggermente dei piccoli marshmallow nel microonde. Tagliali a metà. E attaccali alle estremità dei bastoncini. Modellali con le dita. Infila i bastoncini con i marshmallow in una scatola. Che delizioso cotton fioc! E questo? È usato! Ancora meglio! Il gusto del fondotinta è il mio preferito! Gnammi! Oh no! Questa coinquilina è ovviamente pazza! Sta mangiando i cotton fioc! Vivere con lei è pericoloso! Ah! Il trucco con i dolci cotton fioc funziona sempre! Ne intingo qualcuno nuovo nel caffè! Nel caso in cui qualcun'altra decida di trasferirsi! Oh no, eccola! Ciao, nuova ragazza, benvenuta! Ci si imbatte in ogni tipo di persona al bar. Un cliente molto strano si è seduto a quel tavolo e ha un appuntamento con un cactus. Non vuole il menù. Perché tira fuori un tagliere? Aggiungi il colorante alimentare nero al fondente bianco. Impasta il fondente per ottenere un motivo marmorizzato. Stendilo in uno strato uniforme. Mettici sopra un tagliere e ritaglia il fondente. Il tipo strano comincia a mangiare il tagliere. Wow, sembra che non sia l'unica persona strana qui. La ragazza accanto lo sta fissando con gli occhi da cerbiatta. Un uomo che mangia un tagliere è il suo sogno. Bene, questo è un incontro fatto in paradiso. Finalmente si sono trovati. Ehi, capelli rossi, facciamoci una giornata alle terme. Prendi questo trattamento al formaggio. Cosa c'è sulla mia faccia? È una maschera facciale nutriente con estratto di formaggio. Ritaglia due fette di formaggio seguendo un modello di maschera facciale. Metti la maschera di formaggio in un sacchetto con chiusura. Applica un'etichetta stampata di una maschera al formaggio. Capelli rossi, prova la maschera. Ehi, cos'ha la mia faccia che non va? Brucia! Tommy! Penso di essere allergica al formaggio! Cameriere! Cameriere! Puoi venire qui? Cameriere? Un momento, sto arrivando! Il servizio dura 3 ore in questo caffè, ma noi sappiamo come fare uno scherzo al cameriere. Togliti le scarpe, ha bisogno di vedere quanto siamo affamati. Togli il tacco di una scarpa rotta. Metti il tacco in uno stampo e coprilo con il silicone liquido. Lascia indurire il silicone per 24 ore. Taglia con cura lo stampo e togli il tacco. Sciogli il cioccolato bianco nel microonde. Aggiungi un colorante alimentare. Mescola bene e versa il cioccolato nello stampo in silicone. Togli
togli il tacco quando il cioccolato si indurisce. Disinfetta la scarpa e attacca il tacco con la colla commestibile. Cameriere, può prendere il nostro ordine? La mia amica si sta mangiando il tacco perché è super affamata. E tra l'altro è delizioso. Ah, ups, sembra che il cameriere non abbia mai mangiato scarpe prima d'ora. È così sensibile. Ben ha qualche minuto per uno scherzo prima che Tommy sia completamente sveglio. Nasconde un pacco di cibo per gatti in una scatola di cereali. Buon appetito, Tommy! Eccolo, sta arrivando! Tommy non è molto attento al mattino. Versa i cereali direttamente in bocca. Peccato, avresti dovuto usare una tazza. Che schifo! Che sapore è questo? Cibo per gatti? È disgustoso! Ti sono piaciuti i nostri scherzi commestibili? Scrivi qui sotto quale faresti ai tuoi amici. Mangeresti un cotton fioc, un tagliere o un tacco di scarpa? E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i nuovi spassosi scherzi di Trum Trum!